Oh, buongiorno, eccoci qua il giorno dopo, quando si diventa magari anche più riflessivi e si va ad analizzare magari meglio una situazione, un incontro delle azioni, delle situazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, sì, ribadisco, secondo me è stata una bellissima prestazione da parte della Juventus. Le famose due anime di cui vi ho parlato ieri, cioè quella propositiva e quella che sa sfruttare il momento per andare a colpire, quella che soffre perché è impossibile fare una partita al giorno d'oggi senza concedere un margine a volte anche ampio di sofferenza alla squadra avversaria, ma non è un concedere un margine alla squadra avversaria, è che la squadra avversaria è in grado di prendersi questo margine, perché stiamo parlando comunque della Lazio, che è una squadra organizzata. Adesso io non voglio entrare nelle questioni Sarri-Allegri, perché veramente mi hanno rotto le scatole, per non usare altro termine. Mi hanno spaccato le scatole, ho usato un altro termine. Cioè, basta con questa storia qua, sinceramente. Però è ovvio, no? Hai davanti un avversario che comunque è arrivato secondo l'anno scorso in Champions. Squadra organizzata, ottimi elementi. Vorrai ammettere che la Lazio sia in grado di fare, di mettere sul campo delle azioni pericolose e di arrivare vicino al gol? Guardate Camada, il tiro di Camada è stato bravissimo. Szczęsny a metterlo in angolo, lì poteva saltare fuori una cosa, pericolosa per la Juventus, cioè, anzi, è saltata fuori una cosa pericolosa. Se non sbaglio, era venuta prima del raddoppio di Chiesa. Lì vai sull'1-1, ricomincia tutto un altro tipo di partita. Quindi attenzione. Quando si parla di ottima prestazione e di risultato meritato, non significa che non ci sia stata in campo un'altra squadra. Però devo dire che la Juve, vista in campo ieri, è stata sicuramente la migliore di quelle che si sono viste quest'anno, la migliore in assoluto probabilmente di questa nuova gestione di Massimiliano Allegri. Io salverei forse la partita con l'Inter dell'anno scorso, ecco, giocata sicuramente bene, però no, dopo i primi 20-25 minuti in cui l'Inter aveva avuto sopravvento. Ricordo dei pareggi, quello con l'Atalanta, per esempio, in cui la squadra giocò decisamente molto bene, ma non riuscì a vincere la partita. L'anno precedente con l'Inter, la sconfitta, ma la Juve giocò una grande partita. Qui è arrivata la partita giocata molto bene, per varie componenti che fanno, che una squadra sa mettere in campo, e è arrivata anche la vittoria, cioè il connubio tra vincere e giocare bene una partita. Tra l'altro, Allegri stesso ha usato il verbo divertirsi. Se teniamo il ritmo alto, ci possiamo divertire, che è una cosa un po' che va in contraddizione, no? Col suo modus pensandi nel calcio, modus cogitandi, se proprio vogliamo usare il latino. Perché? Perché lui è quello che antepone sempre il discorso del vincere a quello del divertirsi. Ieri diciamo che la Juve è riuscita a cogliere entrambi gli aspetti di questo sport, no? Ha saputo divertirsi, ha saputo divertire e soprattutto, io dico soprattutto perché in questi casi effettivamente poi conta molto il risultato per una squadra, soprattutto ha saputo vincere questa partita. Poi c'è stata sicuramente la sbavatura sul gol di Felipe Anderson, l'errore, qualcuno di voi mi ha fatto notare giustamente, sì, Bremer l'appoggia in maniera un po' incauta a Locatelli, ma è Locatelli che si fa anche un po' cogliere di sorpresa, diciamo che c'è un po' di concorso di colpa in tutto questo, però ecco il dato che emerge, ragazzi, è qui. È forse quello l'episodio più significativo per capire quanto sia cambiata la Juventus. Vale a dire il fatto che sono praticamente certo, non ho certezza al 100% perché non si può avere una certezza scientifica, ma se torno indietro all'anno scorso, una situazione di questo genere avrebbe avuto un effetto collaterale molto diverso, nel senso che probabilmente la Juve sarebbe stata costretta a soffrire fino in fondo e probabilmente avrebbe anche preso il gol del pareggio, perché la Lazio cresceva. Invece la Juve è stata brava a controllare l'immancabile e giusta e logica immediata reazione della Lazio, che voleva cercare ovviamente
subito il gol del pareggio, a tramutarla in azione di ripartenza nella quale sono visti due gesti tecnici notevoli: il lancio di McKennie, lo stop di petto, il controllo di sinistro a rientrare e il tiro di destro di Vlahovic. Quindi si sono messe assieme anche qui le componenti caratteriali ed estetiche, e lì è finita la partita, perché nel momento in cui tu stronchi sul nascere la reazione di una squadra ottieni due risultati: uno psicologico, hai ammazzato l'avversario; il secondo materiale, perché porti la partita sul 3-1 e naturalmente se non fai più sbavature non la rimetti più in gioco. Ma questo è sintomo di una sicurezza ritrovata, sintomo di una squadra che evidentemente, potendo lavorare tutta la settimana, non avendo più determinati pensieri come l'anno scorso, avendo trovato un'armonia, avendo fatto crescere dei giovani e soprattutto anche, attenzione, avendo ritrovato la condizione fisica di Vlahovic e Chiesa, una squadra che nel complesso ha rafforzato una grossa autostima di se stessa. È la componente che forse era mancata di più in questi ultimi tempi. L'autostima. Ogni volta che c'era un accenno di autostima, la Juve se lo stroncava praticamente da sola, facendo cavolate sul terreno di gioco, non essendoci certe volte con la testa. Nel momento in cui sembrava che la Juve riuscisse a mettere la testa fuori dal guscio, veniva ricacciata subito dentro. Quest'anno si ha una sensazione diversa. Io non so dove possa arrivare, è prestissimo, sono 4 partite ragazzi, però continuo a dire che la Juve ha il dovere di essere lì fino in fondo a giocarsi lo scudetto. Io capisco che Allegri possa continuare a dire il 4º posto o comunque uno dei primi 4 posti, ok, sarà anche una strategia, non lo so, è fondamentale e su questo non ci piove, ma la Juve ha il dovere di essere lì a giocarsi lo scudetto fino in fondo. Poi l'Inter di questo periodo qua è irresistibile, è irresistibile, è una squadra pazzesca, al di là del fatto che il Milan penso che soffra di una sorta di sindrome da derby, ma l'Inter in questo momento è una corazzata, la Juve è lì dietro. Poi nell'arco di un anno possono cambiare tante cose e poi cominciano le coppe. Io lo so che adesso molti di voi rosicheranno per il fatto che le altre squadre italiane sono impegnate da martedì nelle competizioni europee, mentre la Juve è lì a guardare. Io dico, ragazzi, quest'anno si colga da parte del mondo della Juve il lato positivo di questa situazione, che ha già cominciato a manifestarsi, perché il lavoro di una settimana poi sul campo lo vedi, quindi ha già cominciato a manifestarsi, e di rimando l'impegno in coppa delle altre formazioni può togliere qualche cosa al loro rendimento anche in campionato. Ieri Garcia, in parte giustificando il 2-2 del Napoli, ha detto non è facile essere al 100% quando poi devi giocare la Champions. Ha portato come esempio la sconfitta del Paris Saint-Germain, il pareggio del Bayern di Monaco, altre squadre hanno vinto lo stesso, per carità, però conosciamo bene questa situazione e la Juve ha il dovere di approfittarne fino in fondo, facendo il suo, come fa la Juve a fare il suo, comportandosi come ieri. Poi troverà anche degli avversari più forti, troverà degli avversari meno forti e lì sarà ancora più difficile. Lì sarà ancora più difficile collegare la testa all'obiettivo, anche quando sembra tutto più semplice, anche quando sembra tutto più scontato. Lasciatemi dire che mi ha fatto molto sorridere, però risponde a verità, la risposta che ha dato Allegri sul fatto che Vlahovic aveva segnato 2 gol di destro, lui che è un mancino, segnati tra l'altro molto bene, il primo praticamente al volo, il secondo di interno come se fosse un destro. E lui ha ricordato che quando era bambino lui si giocava a piedi invertiti, nelle partitelle chi era destro doveva usare solo il sinistro, chi era sinistro doveva usare solo il destro, e lui ha detto praticamente la stessa cosa. Quindi vuol dire che evidentemente vengono fatti esercitare in questo modo e Vlahovic ha tratto beneficio dal giocare delle partitelle interamente usando il destro. Del resto, al di là di tutti i progressi tecnologici e dell'applicazione della scienza, alla fine quello che conta è la pratica. Un po' di predisposizione ci vuole, ma la pratica poi fa tutto. Iscrivetevi al canale, naturalmente ci vediamo questa sera, perché mi piacerebbe dire anche qualcosa su McKennie. Ciao!